Mediaset, forte crisi tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi e Mediaset potrebbero perdere uno dei programmi di punta della rete. Temptation Island, infatti, potrebbe non essere più trasmesso dalla rete del Biscione. Per quale motivo? Sembra che ci sia un problema con l'Affascino, casa di produzione del programma e di proprietà di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I ben informati parlano di trattative in corso in questi giorni, volte a trovare un accordo tra Queen Mary e Pier Silvio Berlusconi. D'altronde Mediaset ha tutto l'interesse a non perdere il programma, che da anni registra ascolti da record nel periodo estivo. Voci di corridoio fanno sapere che Berlusconi e Maria De Filippi starebbero discutendo di alcune clausole che Mediaset dovrebbe rispettare per poter ancora mandare in onda Temptation Island. Clausole che, se non rispettate, potrebbero portare Temptation Island a traslocare su un'altra rete. D'altronde il reality dei sentimenti è un format molto appetibile e non farà certo fatica a trovare un'altra piattaforma su cui venire trasmesso. Colossi come Sky o Discovery sarebbero pronti ad aggiudicarselo, in men che non si dica. Per evitare questo e il conseguente danno economico che ne deriverebbe, Mediaset sarebbe quindi pronta ad accettare le clausole imposte da Queen Mary e dalla Fascino. Sembra che il problema interessi anche un altro format della Fascino. Si tratterebbe di Ultima Fermata, un vecchio progetto della Fascino che dovrebbe partire a breve su Italia 1. Sempre che si trovi l'accordo. Ultima Fermata doveva partire già qualche anno fa, ma per svariati motivi è sempre stato rimandato. Ora sembra invece giunto il momento del debutto, visto che proprio a Uomini e Donne è stata annunciata l'apertura del casting. Bisognerà solo capire dove potremmo vederlo in TV. Sulle reti Mediaset o da un'altra parte? Certamente l'azienda di Pier Silvio Berlusconi non ha intenzione di perdere né Ultima Fermata, né tantomeno Temptation Island, e pertanto si sta lavorando senza sosta per trovare un accordo che soddisfi le richieste di Maria e della Fascino. Non si conoscono i dettagli delle richieste della De Filippi, ma i ben informati fanno sapere che la moglie di Costanzo non voglia arretrare di un passo dalle sue posizioni. Sembra che Maria abbia detto che l'accordo o si fa come dice lei, oppure niente. Pier Silvio cosa farà? Cederà a tutte le richieste di Queen Mary? A questo punto la curiosità del pubblico cresce. Quali saranno mai le clausole imposte dalla De Filippi? E soprattutto rivedremo Temptation Island su Canale 5? Non resta che attendere gli sviluppi delle trattative per capirne di più. Vi dispiacerebbe non vedere più Temptation Island in estate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.